Siamo pronti per la nostra rubrica con Indovina chi viene a cena, quindi prima avevo accennato che c'era una grande ospite con noi, nonché una mia grande amica, una delle conduttrici TV più conosciute della nostra penisola, ed eccola qui la mia amica Maria Monsè, vieni, eccola. Buonasera a tutti, buonasera, ciao Angelo, ecco. Che piacere. Posso darti un bacio? Sì, assolutamente, devi darmi un bacio. Quindi ecco. Io con l'occasione mi tolgo questo bel cappello charmoso. Come stai, Maria? So bene, ho messo questo look perché so che con te devo essere esatto. Femminile. Sei molto femminile, molto sexy, perché sai, i nostri telespettatori hanno esigenze, perché dicono, vabbè, ma vediamo sempre te, vediamo sempre Ettore, basta. Ma tu ci azzecchi quindi sul look, cioè tu tiri fuori in noi donne quel qualcosa che magari a volte ci dimentichiamo. Ma diciamo che ho amiche gnocche, diciamo anche questo, lo posso dire, quindi, e Maria è una ti di queste. Ti ringrazio. Però è vero che siamo amici, ma sì, devi sapere che qui siamo in TV, certo, e io qui sono pronto a punzecchiarti, a scoprire un po' di segreti che io so, ma loro no. Quindi noi adesso quindi stacchiamo per un po', assolutamente sì, okay. Preparati perché hai fame innanzitutto. Mamma mia, già vedo della pizza, vorrei prendere un pezzettino. Noi ma siamo non posso, qui, adesso secondo andiamo di là perché aspetta, il baria è pronto per noi, sì, andiamo a mangiare, la faccio caricare e preparatevi. Maria Monsè è qui. Come promesso, siamo qui con Maria Monsè dopo la prima portata d'antipasto, sì, quindi io sono anche già abbastanza pieno, però so che c'è ancora molto. Quindi tra l'altro hai scoperto che cos'è la neonata cosiddetta. Esatto, sì, grazie alla baria ho scoperto che cos'è la neonata. Sì, quindi pilline con questo pisciolino piccolo piccolo bianco, era un po' che non mangiavo questo pesce così. Noi quindi abbiamo prime portate e prime domande e curiosità su Maria Monsè. Certo. Poi c'è la domanda piccante, è lunga la serata, è lunga la cena. Quindi Maria Monsè. Sei preparata la domanda? No, adesso, noi siamo amici, quindi viene tutto così spontaneo come quando siamo a cena a casa tua, a casa mia. Allora, Maria Monsè, chi non conosce Maria Monsè, chi è? Innanzitutto, io lo so, però per chi non lo sapesse, Maria Monsè è il tuo vero nome? Sì, no, allora, Maria Monsè non è il mio vero nome, io mi chiamo Maria Concetta. Esatto. Concetta, ci vuole. La Rosa, poi è diventato Monsè in quanto quando ho avuto nel lontano 95-96 la fortuna di essere scelta per il programma Go Kart, sì, di cui ho fatto un pacco di provini, veramente tanti, ma così tanti che non ci speravo più. E invece poi, quando c'è stata l'ultimissima selezione, mi hanno detto, ma sì, sei tu. Io ho detto, ci sarà un errore, pensa. Perché Maria ha cominciato la sua carriera piccolissima, lo possiamo dire, vero? Certo. Perché prima di Go Kart, c'era Nonella Rai, quindi scuola buon compagni. Non mi sono espressa più di tanto, quindi a Nonella Rai io ero un po', come dire, una ragazza non sfruttata, non utilizzata dal caro Boncompagni, che mi aveva un po' messo all'atere a fare al massimo del che ho potuto fare Bilboa, uno sponsor, sì, se si possono dire queste cose. Comunque vabbè, facevo la caramella o dietorella all'epoca c'erano, e quest'altro sponsor mi ricordo, poi mi sono fermata lì, cioè io andavo spesso dove c'era la lista della ma sala perché prove, perché il caro Boncompagni, ecco, da grande pigmalione, sì, sapeva che quelle più brave avrebbero lavorato fuori non la Rai, ed infatti dopo qualche mese tu sei andata via, film, programmi televisivi, sì, e tante cose. Sì, devo dire che mi ha caricato molto questo non far nulla, perché ho deciso che io dovevo di scappare. Dovevo fare per forza, non potevo mica lasciare così. E prima di un frizzante cartone con Bip e il Coyote, giochiamo. Ma pronto? Sono Milena. Ciao Milena, benvenuta a Go Kart. Senti, ti volevo domandare, il sensorizzatore tu su chi lo vorresti utilizzare? Cosa? Il pensorizzatore, la nuova invenzione di Silvio, il pensogramma. Pensogramma? Sui pesci? Sui pesci? Sì, come mai? Perché hai visto Ugo. Ma non hai amici, un'amica strana in particolare che non sai bene quello che pensa e che ti incuriosisce un po'? No. No. Beata te, fortunatissima. Io ho tante amiche invece che girano con uno sguardo strano. Allora Maria, sì, cena finita, quindi adesso cannoli mangiati. Assolutamente. Di ricotta. Mamma mia, quindi siamo pienissimi, ma io realmente sono anche pieno di domande per te. Quindi vai, preparati, voi siete pronti, accomodatevi a casa, tanto la cena è stata fatta.
noi abbiamo finito, quindi adesso siamo pronti. Che esperienza è stata? È stato cominciare così piccola in un ambiente televisivo comunque già molto, molto forte, perché la Lolita, gli anni 90, eravate comunque dei miti all'epoca, comunque la ragazza da Non è la Rai, alle veline, passaparola, eravate veramente dei miti. Io devo dire non me ne accorgevo nemmeno, nel senso che non me ne ero resa conto che mi era successa questa cosa, anche perché era accaduto tutto così velocemente. Ricordo ancora che al provino aspettai parecchio per incontrare Gianni. Io non ero andata proprio il giorno del provino perché l'avevo perso, però mi ero presentata lì che volevo comunque fare la trasmissione. Mi misi ad aspettare Gianni Boncompagni in redazione, seduta a un tavolino, un divanetto, scusate, e non arrivava mai. Poi finalmente è arrivato con quella cosa, col letto alto, ho detto: c'è quella ragazza che ti sta aspettando. Io mi sono messa in piedi, dico: piacere, col mio bel piacere, da siciliana. E lui dice: ma lei già l'abbiamo presa, cioè, pensa te, sì. Quindi era destino che tu dovessi fare. È stato farlo. Da seduta, in piedi, piacere. Fantastico, cioè quindi... Ho detto, no, veramente no, non mi avete presa. Dice: allora vai a firmare il contratto. No, vabbè, fantastico, vedi, questo è il genio Boncompagni. Ho detto, sì, sto dove devo andare a firmare il contratto. Senti, però noi siamo veramente molto, molto curiosi. Sì. Abbiamo anche avuto anche tue ex colleghe di Non è la Rai qui ospiti a Funny Moon. Esatto. Però voglio sapere da te, certo, effettivamente, che hai lavorato anche dopo. C'era lì nell'ambiente, anche se eravate tutte coetanee, lì era un po' una scuola, Non è la Rai, anche per imparare il mestiere, ma c'era realmente un po' di invidia, un po' di gelosia, quella cantava di più, quella cantava di meno, e secondo te c'era tra loro chi è stata premiata, però ha meritato... Era un successo immeritato anche. Sì, assolutamente. C'era tutto quello che tu hai detto. Vedo che sei molto, comunque, certo, conosci benissimo. E quindi era proprio così. Voglio farti dire un po' di cattiverie. Sì, ultimamente ti confesso anche che, tanto penso che lo dirà anche lei, la stessa Miriana, quando l'ho rivista, siamo andate insieme dalla Barbara D'Urso, abbiamo detto che effettivamente lì tra un po' ti veniva la depressione, certo, nel senso che cioè io in particolare, parlando di me, mi ero rattristata parecchio, perché proprio non chiacchieravo, nel senso che erano persone con le quali non solo c'era quello che c'era, ma poi il dietro le quinte era ancora più triste. Era peggio. Un circo praticamente. Sì, perché anzi, quando si accendevano i riflettori erano simpatiche, perché comunque si accendevano i riflettori, ti dovevano per forza sorridere. Il dietro era proprio il momento in cui effettivamente proprio ti schifavano. Certo. Come se avessi... Però cambiamo capitolo, perché da Non è la Rai sono successe tante altre cose, sì, perché comunque il tuo talento magari lì non è il risultato, però poi sei uscita fuori, hai aperto la porta e sono successe tante tante cose. Allora, io lì la cosa buona che ho fatto è stata prendere il numero di telefono di alcuni agenti, perché all'epoca gli agenti funzionavano bene, sì. Io avevo un agente, dico anche il nome, perché effettivamente gli sono stata grata, Cristiano Cucchini. Ah. Cristiano Cucchini mi iniziò a mandare a fare vari provini, uh-huh. Tipo ad esempio mi presero per fare la pubblicità della pasta Barilla, io orgogliosissima, sì, sì. Feci tanti spot pubblicitari anche del Wüstel Woody, ed era bello essere preso per queste pubblicità. Si andava alla Film Master, che erano proprio degli studi dove tu facevi questi provini serissimi, provini delle pubblicità, i provini più seri del mondo, perché lì veramente sceglievano le facce e non c'erano neanche una raccomandata, pensa. E comunque, a parte questo, era l'epoca dei socialisti, quando sì. Mi presero per Go Kart, che sì. Fu definito da alcuni della Rai come se io ho vinto un Ternalotto, nel senso che, dato che ero riuscita dopo milioni di provini a essere io poi la conduttrice di questo programma in prima serata TV, di cui poi ho vinto un telegatto, uno Scar TV, insomma, ho presentato quasi 400. Hai un telegatto? Sì. Però sì. Devi portarcelo nella prossima puntata. Noi vogliamo vedere il telegatto. Me l'hanno fatto portare a casa. Dai, perché? Perché io infatti l'hanno me lo preso volevo gli autori. Portare tutta contenta, sì. Perché praticamente eravamo in tre, cioè ero io la presentatrice, poi c'era Andrea Golino, cugino di Valeria Golino, giusto, e Silvio Scotti, il disegnatore. Quindi dei tre eravamo una squadra così unita che il telegatto e lo Scar TV doveva stare praticamente dove effettivamente, insomma, era la redazione. In un armadietto. Piacere. Piacere. Ma una bambina. È uno schianto, Jerry. Quanti anni hai? 16 anni. Ma già compiuti? Jerry, Samantina qui. È un talento naturale. Capisci, Jerry? E questa. Io ne ho viste di ragazze, ma come lei.
Lei canta, recita e balla, eh, Samantha? A me Ambra mi fa una pippa. Hai sentito che battuta, eh? Ma tu cosa ci fai qui? Prova a indovinare. Non ho, cara, guarda, a me questo non mi sono mai piaciuti. Dai, forza. E allora che dici, facciamo strip? Ma quale strip? Ho detto che te ne devi andare. Ferma. Non mi prendi? Fermati. Non mi prendi? Vieni qua. È inutile, non mi prendi. Vieni qua. Guarda, amore, c'ho poche ore per riposare e ne vorrei approfittare. Su. Ecco, amore, tieni le tue scarpine, aggiustati, per carità, e ci vediamo dopo. Sì, sì, vai, eh. Guardare i tuoi filmati, a me personalmente che sono tuo amico, fa molto molto piacere, perché poi l'ho vissuta con te in pieno, il tuo successo, la tua anche gioia di essere donna e madre poi realizzata, perché non solo carriera televisiva, cinema, quindi artistica, ma sei anche diventata madre. Poi conosco Perla e le voglio un mondo di bene. Infatti Perla sa che stasera io sono con te, sta tranquilla, perché lei chiede nome, cognome, indirizzo, tutto, nei posti dove vado, perché lei è come dire la mia guardia del corpo, se si sono invertiti i ruoli. Confermo. Allora, il passaggio da televisione, quindi Maria da conduttrice, eccetera, al cinema, quindi alla recitazione, come è avvenuto questo passaggio? Ma è stato un passaggio naturale, nel senso che io comunque studiavo con Enzo Garinei, volevo fare l'attrice. Enzo mi diceva che io ancora non ero pronta, perché ho questo modo di parlare che tu stai sentendo, quindi non avevo pulito la mia dizione. Poi però, quando mi presero, se io avessi ascoltato Enzo, non avrei fatto neanche il provino di go-kart. Lui diceva, studia, non andare a nessun provino, perché ti classificano negativamente e hai chiuso. Io invece da un orecchio mi entrava, da un orecchio mi usciva, andavo tranquillamente. Anche perché io venivo presa per i ruoli di minorenne pur essendo maggiorenne, quindi io pensavo, ma se io ascolto Enzo, che la mia fortuna tipo in Jerry Calà, devo fare la sedicenne ed ero diciottenne, Jerry Calà, poi Io il re, quello con prodotto da Avati, con Laura Morante, Franco Nero, anche lì la stessa cosa, devo fare la minorenne e invece ero maggiore, quindi dicevo, se io riesco a salvarmi, perché in mezzo alle minorenni non la trovano e io sembro una minorenne, perché devo perdere questi anni in cui, certo, valgo anche in questi ruoli dove sto riuscendo. Quindi la televisione è stato un caso. E poi c'è stata la fortuna anche di, certo. E io so che c'è stato anche un film da protagonista. Sì, vari film da protagonista. Anna Re, quello con Gigi D'Alessio. Ecco, diceli tutti. Arrivo a sapere. Certo. Appunto, quello è stato molto simpatico, perché insomma a Napoli mi piaceva molto e mi dicevano, uè Anna, come bacia Gigi D'Alessio? Jerry Calà, c'è stato il film con Jerry Calà. Era fortissimo, io Gigi D'Alessio dietro le quinte. Questo dai, dici, sicuramente... facci qualche battuta se ricordi. Questo dietro le quinte era fortissimo, perché l'ho raccontato anche quando ero Miss Europe Continentale, perché mi continuano a chiedere, ma com'è Gigi, vi sentite? Cioè, non è che io sento tutti i giorni Gigi. Al massimo incontro il figlio di Gigi Claudio, perché la mia bambina è la nipote di Gigi, quindi la figlia di Claudio, fanno danza insieme, hanno anche insieme vinto una coppa alla danza ritmica. Sì. E comunque dietro le quinte la cosa mi faceva ridere con Gigi era che questa Anna Re era tutta una storia in cui io e Gigi ci innamoriamo, e infatti io ero Anna Re con lei, a cui lui aveva dedicato tutte queste canzoni. Classica. Hai baciato Gigi prima della Tatangelo? Sì, ho baciato, vedi? E mi faceva ridere che Gigi, quando mi baciava dietro le quinte, si metteva e mi baciava davvero, e poi mi faceva, è venuta una chiavica. Perché voleva rifarlo, perché voleva rifare la scena. Sì, ma non capivo questa chiavica, che volevo dire una chiave. È venuta, praticamente io che sono napoletano come Gigi, è venuta una chiavica, vuol dire un po' è venuto male, ma quindi so, è per questo ti ho detto, bravo Gigi, bravo. Io però dicevo, ma che cavolo sta chiavica?
televisione, cinema, hai fatto anche teatro, il musical, e mamma, perché sei anche madre di una splendida bambina, assolutamente, però, Perla Maria, assolutamente, con la quale c'è anche una grande novità, attualissima peraltro, sì, adesso raccontaci. Negli ultimi 7 anni, veramente, certo. Attualissima. Abbiamo iniziato per scherzo, perché non so, chi ha figlie lo può capire, le bambine iniziano a fare le giovani stiliste, quindi che cosa significa? Che praticamente loro iniziano a dire: mamma, io voglio fare questo vestitino alla Barbie, piuttosto che vestiti in questo modo, tipo ad esempio questo abito che abbiamo fatto insieme, ha detto facciamo le roselline, facciamo, insomma, ha tante idee, perché insomma siamo partiti un po' con gli abiti da principessa e adesso stiamo cambiando, perché anche lei stessa non vuole più fare la principessa, quindi certo. Lei adesso si vuole vestire un po', insomma, un po' modaiola, con le cose un po' più sportive. Assolutamente, sta crescendo Perla. Sta crescendo, infatti, è ormai una signorinella, e quindi è una grande soddisfazione, perché appunto chi fa televisione mi può capire bene, è bello la sera andare a dormire e sapere che il giorno dopo hai la tua giornata organizzata indipendentemente da un contratto, che altri ti graziano e ti fanno cadere dal cielo, perché insomma è bello contare sulle proprie forze. Assolutamente, ma poi sì. Anche i libri, io ho scritto 6 libri, ecco, anche quello libri sempre di cucina, certo, per la politica, che io non voglio stare appunto sempre sperando che la solita telefonata che mi cambia la vita, non ho mai voluto accettare tutto questo, perché è snervante. Insomma, certo. Non va bene. Cosa che invece vedo che molti mi consigliano, cioè, tu volendo puoi star comoda, poi quando ti chiameranno. Casa. Quando invece ti chiameranno? No. Assolutamente, mai fermarsi. Allora, sì. Diciamo, Maria, i tuoi social, sei su Facebook, sì, come Maria Monsè, certo. Sei anche su Instagram, c'è il sito web, quindi... Sono stata una delle prime ad avere il sito appunto, web, quindi da una vita ce l'ho. Potete vedere tutto, sì, ciò che fa Maria, tutto ciò che ha fatto Maria sui suoi social, quindi seguitela, sì, perché Maria tornerà... Sì, adesso nel carcere di Re appunto, Bibbia, ci saremo, e chi ti lascia più adesso, ormai fai parte con della Marco famiglia. Marcelli, assolutamente, ci sarà, okay. Avremo tutto il tuo materiale, ormai. Allora, vedi quella camera, vedi quello, noi adesso ti chiudiamo lì dentro, okay. E non scappi più, bene, quindi bene. Maria Monsè a Fanny Moon. La cena è finita qui a Bari, noi vogliamo ringraziare il grande Antonino per l'ospitalità e per le grandi squisitezze che ci ha fatto assaggiare, noi veramente siamo onoratissimi. Grazie a voi. Io e Maria torneremo molto molto presto a trovarti. Maria voleva tanto, però non siamo neanche pesanti. Esatto. C'è una digestione immediata. Quindi vuol dire che le cose sono veramente ottime, di grande qualità, e poi è bravo il cuoco. Il pesce è molto leggero da mangiare. Ma tutte le volte che si va a mangiare il pesce uno si alza dal tavolo così, pronti? Esatto. Poi se lo dice Maria, Antonino, che è siciliana come te, quindi i complimenti sono moltiplicati, quindi grazie ancora. Noi chiudiamo la puntata salutando te, salutando Maria, salutando il Baria, e grazie mille, ci vediamo alla prossima puntata sempre con Antonino. Maria verrà presto a trovarci, e grazie.